Ragazzi, ci proviamo. Questo è il mio disegno, ok? Qui ho messo i colori. Ho messo tanto di ciano e di giallo perché i colori erano vecchi e quindi è uscito molto del siero che serve a miscelare i pigmenti, altrimenti basta molto meno colore. Magici pennellini IKEA, sintetici, Scottex, bicchiere d'acqua, ok? Cominciamo, vediamo come fare la parte. Abbiamo detto cominciamo dalle parti più chiare, ok? Allora, per ottenere questo colore bianchissimo della sabbia, dobbiamo mescolare il bianco quasi puro con appena appena un pochettino di giallo, pochissimo, spero di inquadrare bene, e un pochettino di sabbia. Già vedete che acquista un colore un po' rosato. E lo stendiamo, mi sposto, qui dove dovrebbe venire. Non diluite, io non ho usato per niente acqua, qui c'è già molto siero. Se i vostri colori sono vecchi, pazienza, dovrete cercare di renderli un po' più densi. Deve essere pastoso il colore, ok? Qui ci sarà l'ombra, non so se qualcuno di voi l'ha notata. Ok, io sto un po' barando perché ho usato un foglio. Vedete com'è denso? Sentite il rumore? È un foglio specifico per gli acquerelli, quindi è un po' più spesso del vostro e posso fare un po' più pasticci senza che si, come dire, diventi ondulato, ok? Allora. Perfetto. Tanto bianco e pochissimo giallo, vedete? Pochissimo giallo e pochissima ocra. Purtroppo non è facile controllare dal monitor quello che sto facendo. Ok. Aspettate che si asciughi, poi lavate benissimo il pennello, perché adesso c'è un pochettino di giallo, se poi facciamo il cielo vedrete che diventa verde se non lo lavate bene perché c'è un po' di giallo. Lo asciugate il pennello e poi prendete un pochettino di bianco. Lo spostate nel piattino così non tocca il giallo e prendete un pochettino di ciano, pochissimo, e un pochettino di blu oltremare, pochissimo, perché altrimenti diventa, vedrete che non ce la farete a farlo diventare un azzurro chiarissimo. Guardate com'è chiaro. Se avete bisogno, prendete ancora un altro pochettino di bianco e un pochettino di ciano, perché deve diventare un celeste pallidissimo. Ok, e cominciate a fare il cielo a pennellate non precise, non importa, anche se va un pochettino fra i dentini, cercate di non eccedere nel contrasto, ok? Deve essere questo azzurro chiaro, chiaro, chiaro. Ricapitolo, un po' di bianco, un po' di ciano, cioè tanto bianco, un po' di ciano. Notate che non ho messo per niente acqua. Spero che si veda perché non riesco a controllare l'inquadratura. Ok, proseguite così fino a completare tutto il cielo. Sto completando il cielo. Notate che non sono stata precisissima. Vedete com'è pastoso, si vedono anche le pennellate. Per quanto riguarda il passaggio, preferisco andare un pochettino sopra le teste in modo tale da non dover poi impazzire ad aggiustare i dettagli, va bene? Tanto poi il nero ci passerete sopra e coprirà tutto, ok? Allora, torniamo a noi. Con lo stesso colore che avete appena fatto, cioè quella specie di grigio azzurro chiarissimo del cielo, prendete dell'altro bianco, tanto bianco, lì dove non si è sporcato con il giallo, e prendete proprio una puntina microscopica di nero. Ok? Dovete ottenere un grigio piuttosto chiaro. Mettetene sempre un po' alla volta, perché se ne prendete tanto, invece di prenderne una puntina, vedete quanto è poco. Se sporcate il bianco, dopodiché consumate mezzo tubetto, se non più di mezzo tubetto, per poter ottenere un grigio più chiaro, ok? Quindi meglio aggiungerne un po' alla volta e tenere sotto controllo la quantità di grigio. Un pochino, pochino, pochino di blu oltremare deve tendere leggermente all'azzurro questo grigio, ok? Vedete, tende adesso è diventato un grigio freddo, cioè tende all'azzurro, ok? Non vi preoccupate se sembrerà scuro,
io ho già fatto una prova, stendetelo tutto quanto sulla parte in ombra. Io qui ho già fatto una prova su passando il grigio e poi sopra il bianco, non si è ancora asciugato, ma andiamo. Sottofondo musicale ho gentilmente offerto da mio figlio. Aspettate che non si vede. Non vi preoccupate di essere precisi nelle pennellate, tanto i macchiaioli si chiamano macchiaioli perché dipingevano a macchie. Quindi rifate spesso il colore, anche cercate di ovviamente di conservare più o meno la stessa tonalità. Quindi evitate di farlo troppo azzurro piuttosto che troppo nero, cercate di conservare lo stesso tipo di grigio, ok? E fatevi tutto lo spazio della sabbia. Sto quasi finendo, quindi ho passato con tutto il grigio che avevo fatto, non ho avuto bisogno, il mio disegno è piccolo, non ho avuto bisogno di passarne altro, tutta la parte dell'ombra, della sabbia in ombra, ok? L'unico confine di cui dovete preoccupare è quello del passaggio fra l'ombra e la luce. Per il resto, aspettate che si asciughi e poi vi dirò cosa fare. Allora, ragazzi, il disegno si è asciugato. Ahimè, siccome è passata una notte, anche i colori qui sul piattino. Ma non vi preoccupate perché basta un po' d'acqua e tornano quasi come nuovi. Allora, come potete vedere, il grigio si è un po' schiarito. Asciugandosi, le tempere hanno questa particolarità: lì dove c'è il bianco, quando si asciugano tendono a schiarirsi, ovviamente una volta asciutte. Allora, torniamo a noi, riprendiamo il pennello e c'è un ragnetto straordinario. Allora, prendiamo il pennello e creiamo un bianco mettendo il bianco un poco, pochissimo di giallo. Un pochissimo di magenta, che è quello che voi chiamate normalmente fucsia, ma in realtà è rosso base dei colori, e pochissimo di color ocra, ok? Questo qui. Vostro sulle tubetti della Giotto c'è scritto terra di siena. Ok, non terra di siena bruciata perché quella tende al marrone. Otterrete quel famoso color pesca strano di cui parlavamo in didattica a distanza, va bene? Questo colore che non è molto ben definito, è un rosa tendente al marroncino, ok? E passate sul grigio direttamente picchiettando. Allora, non vi preoccupate se all'inizio non vedrete quasi niente. Vi sembrerà di non dipingere praticamente, non vedrete questo bianco, non insistete perché in realtà schiarirà. Vedete, ho fatto una prova su un lato del foglio e vedete che quando si schiarisce, se c'è abbastanza bianco, otterrete questo strano colore di cui si vede il grigio di fondo, ma il color sabbia sopra. Ok. Ho fatto, vedete che adesso è scuro, non so se si riesce a vedere, si vede ancora il lucido. Aspetterò che si asciughi, ok? Mentre aspetto che si asciughi, ruoto il foglio così non inzuppo la manica nel disegno appena fatto e mi dedico a passare il grigio, lo stesso grigio che abbiamo fatto per la sabbia in ombra, anche sulla tela, sul telone sopra. Questa volta ci metto un po' più di blu oltremare, questo è ciano. Che è celeste, questo qui invece è blu oltremare, ok? Procedo e vi faccio vedere. Allora, ho ottenuto questo grigio, vedete, non ho neanche mescolato bene, ho lasciato il bianco con un po' di nero e il blu oltremare, che è questo, e l'ho lasciato anche non perfettamente uniforme, cioè non l'ho mescolato in maniera tale che sia perfetto. Dopodiché, fatto che con lo zoom poi incomincio a picchiettare e qui dovete fare attenzione ai dentini della tenda perché altrimenti poi con il cielo non riuscireste a coprirlo, diciamo così. Non importa che sia uniforme o steso in maniera precisa il colore, dovete soltanto fare attenzione
se avete un buon pennello, a fare lo zigzag, ok? Ok, procedo. Ok, allora, la parte di sopra è fatta, la tenda, vedete che non è neanche uniforme, la sabbia si è asciugata e abbiamo ottenuto più o meno quell'effetto di sabbia bagnata, ok? Adesso passo a fare il mare. Per ottenere quell'azzurro intenso che ha ottenuto Fattori, ho mescolato il blu oltremare, che è appunto un blu che tende un po' al violaceo, però vi ho messo dentro un pochettino di ciano. Non fate caso, qui i colori di mio figlio erano vecchi, c'è cioè molto liquido, in modo tale da ravvivarlo un po'. Poi vedremo anche come mettere un po' di bianco, ok? E iniziate a stendere. Attenzione, l'importante è che la linea dell'orizzonte sia relativamente precisa, perché poi comunque con il marrone di fondo della montagna possiamo coprire eventuali pasticci, ok? Cercate però di essere precisi, molto precisi invece lì dove abbiamo la sabbia, questa chiara, perché che cosa vuol dire? Non riusciremmo a coprire eventualmente imperfezioni, ecco come quella pasticcio che ho fatto io adesso, con la sabbia chiara, mentre il marrone scuro della montagna potremo andare a migliorare la situazione, in questo frangente no. Ok. Benissimo, allora cercate di, non so se è inquadrato ancora, sì. Se volete sfruttare la punta del pennello per evitare pasticci, andate e fate molta attenzione da questo lato. Ricordatevi sempre che le tempere sono coprenti, ma fino a un certo punto. Quindi questo piccolo pasticcio che ho fatto qui cercherò di rimediare, ma cercate di stenderlo ovviamente in mare, quindi le onde hanno un'andatura più o meno orizzontale. In questo caso non picchiettate come vi ho fatto vedere. Siccome lì, se vedete nelle immagini, c'è un pochettino di riverbero del sole, qualcosa che fa luccicare, prendete direttamente il bianco. Vedrete che all'inizio, come al solito, non si noterà perché il bianco vi ho già detto che tende a scomparire, ma poi una volta asciugato a riprendersi la sua vendetta, dico io. Prendete del bianco e mescolatelo soprattutto per dare dei tocchi di luminosità. Qui, se sbagliate, potete tornarci anche dopo con magari un po' di ciano, se vi siete accorti che avete messo troppo blu oltremare, ok? Potete ripassarci sopra. Mi raccomando, ai pezzettini piccolini in mezzo, tipo questo cosettino qua che c'ho io. Perché nel mio disegno io non l'ho ricalcato, ho ridisegnato tutto quello che vedevo, ho fatto la signorina qui un po' più in basso. Ok, inutile che vi tedio, continuo e poi riprendo. Ok, ho finito il mare, va bene? Adesso la tenda si è quasi asciugata e inizio a passare a fare lo stesso sistema che ho fatto qui sotto per la sabbia bagnata, con qualche piccola differenza perché essendo questo un materiale in ombra completamente, mentre attraverso la tenda filtra la luce del sole dall'alto, vedete che Fattori ha utilizzato un qualcosa di molto più luminoso. Adesso vediamo. Ok, non si è ancora asciugato benissimo. Quindi devo aspettare perché vedete ci sono ancora i riflessi lucidi, non so se nel modo vedete, qui non si è ancora asciugato perché ho messo molto colore. Deve essere bene bene asciutto, altrimenti il giallo luminoso che andrò a mettere sopra si miscelerà al grigio e non verrà l'effetto. È inutile che io vi dica che dovete lavare il pennello ogni volta che passate, che so, da un azzurro a un bianco, rosa o altro, altrimenti fate un pasticcio. Ok, allora ho fatto di nuovo il colore, tanto bianco, un pochettino di color terra di siena, un po' di magenta, questa volta però l'ho caricato con più giallo, proprio perché dobbiamo dare la sensazione del sole, della luce del sole che filtra attraverso la tenda. E fate attenzione perché Giovanni Fattori dà la sensazione del telo
creando delle linee inclinate in questo modo. Ok, quindi prima facciamo tutto uniforme, poi tenderemo con del bianco in più e poi vi farò vedere con del grigio azzurro invece a dare la sensazione della tela. Ok, cominciamo. Non so se è inquadrato, sì. Mi interrompo perché sono annoiata a morte. Ok, allora ho passato sulla tenda. Ovviamente, se avete il foglio non d'acquarello, un po' si arriccerà il foglio, ma non fa niente. Adesso dobbiamo fare quelle piccole raffinatezze che ha fatto Giovanni Fattori. Quindi, con un grigio azzurro tipo questo, non troppo scuro, ma neanche troppo chiaro, andiamo a fare alcuni contorni delicati, anche se non sono linee continue, proprio intorno al bordi per accentuare il contrasto fra la fine del telo e il come posso dire, il cielo, ok? In più, mescolando un po' di questo grigio a il colore che abbiamo usato per fare la tenda, quindi lo stemperiamo un po', fate attenzione che tenderà un po' al verde, ma lo è anche quello di Fattori. Andiamo a creare quelle linee, queste che Fattori fa per dare la sensazione delle pieghe della tela. Questo io lo sto facendo, badate bene, bagnato su bagnato. Cosa vuol dire? Che questo beige che ho dato non è ancora del tutto asciutto. In questo modo si creeranno delle sfumature, cioè si mescolerà il colore di sotto con il colore che sto mettendo adesso, che è quello che esattamente quello che mentre prima non volevamo che il grigio di sotto si sciogliesse. Adesso, per poter ottenere questo effetto di tela, vogliamo che si sciolga il colore di sotto e si fonda con quello che sto mettendo. Se sbagliate, non vi create grossi stress perché potete ripassare il colore bianco chiaro sopra e creare altri effetti di luce luminosi, va bene? Tipo, ad esempio, se io qui ho fatto questa striatura che non mi piace tanto. Vedete, qui è troppo scura. Sciacquo bene 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 il pennello, lo pulisco dal grigio azzurro, riprendo il colore bianco con quel color sabbia e lo vado bagnato su bagnato a stemperare, ok? Cioè a alleviare quel grigio azzurro che forse era un pochettino troppo forte, troppo prepotente, ok? Benissimo, continuiamo perché dobbiamo fare anche l'altro lato della tenda, sempre grigio azzurro. Il grigio azzurro si fa prendendo il bianco, un po' di blu oltremare, un puntino di nero, ok? E otterrete questo strano grigio. Anche qui vedete che lui qui accentua, se guardate bene, osservate bene il disegno, fa queste specie di striature proprio qui all'angolo soprattutto. Ok. Ok, allora questo non si è ancora asciugato. Aspettate di lasciarlo asciugare completamente perché vi ho già detto che tende a cambiare il colore della tempera una volta asciutto. E se c'è bisogno di dare un tocco di luce in più con un po' più di rosa, perché se notate bene la tenda ha un tende molto più a rosa rispetto alla parte della sabbia, lo aggiungete alla fine. Intanto cominciamo a fare le montagne. Allora, ho aggiunto nel mio piattino il marrone. Terra di Siena però bruciata, ok? Questo qua. E ho diviso le montagne, perché così è, in tre diverse profondità. La prima, vedete che c'è questa linea, che è quella in primo piano, dove non solo ci sarà il marrone di terra bruciata mescolato al nero, ma anche maggiori dettagli, si vedranno anche delle piccole lineette bianche che aggiungeremo alla fine, che sono probabilmente delle case. Quella dietro, che è sempre marrone, poi quella più in fondo di tutte, che ha del blu oltremare dentro, perché
L'abbiamo studiato, la prospettiva aerea Fattori non era un ignorante, quindi aggiunge del blu per dare la sensazione di maggiore lontananza della montagna. Allora, mescoliamo marrone, sciogliamolo un po' perché questo colore è vecchio, il marrone, scusate, con del nero per scurirlo e per togliergli questo rossiccio decisamente brutto. Possiamo metterci anche un pochettino di blu oltremare per scurirlo, vedete come viene? Ok, e iniziamo a stendere la montagna. All'inizio la faremo uniforme, i tocchi di diverso colore ce li aggiungiamo dopo, ok? Allora, ho fatto le prime due montagne. Bagnato su bagnato, vado a prendere del bianco e picchietto qui, sul lato sinistro della montagna, probabilmente lì dove viene il sole. Ci aggiungo anche un po' di giallo perché vedo che sta venendo troppo rosato. Il taradisine ha bruciato, se ci aggiungete il bianco così verrà un po' troppo rosa. Picchietto quindi col bianco e con il giallo. Prendo un po' di bianco, un po' di giallo e picchietto qui sopra. Vedrete che, siccome è ancora bagnata la cosa sotto, si scioglierà e tenderà a mescolarsi col colore di sotto, dando un bellissimo effetto di sfumatura. Quindi non avrete più come prima una sovrapposizione. Mamma mia, che grumo che c'è venuto! Non è facile dipingere tenendo in mano il foglio e tutto il resto. Ok, va bene, fa niente, non lamentiamoci. Questi sono i miei potenti mezzi. Allora, abbiamo anche una piccola, si vede una piccola montagnetta qui. Se avete sbagliato, avete messo troppo bianco, non vi spaventate, riprendete il marrone scuro che avete già fatto e ci ripassate sopra. Potete sempre ritornarci in un secondo momento. Qui, che è il lato più in ombra, potete aggiungere, sempre bagnato su bagnato, un pochettino di blu oltremare, picchiettandolo e mescolandolo al blu sotto, non troppo perché sennò non si perde un po' la bellezza della montagna dietro, questa che faremo invece con tanto blu oltremare. Mescolate in questo caso proprio i colori uno alla volta, uno sopra l'altro, ok? Anche se viene a macchie, non importa, ricordatevi sempre che stiamo parlando di macchiaioli, ok? Quindi non cercate per forza di avere il colore perfetto. Sulla montagna sciacquo il pennello perché c'è molto marrone. Sulla montagna qui dietro, quella in secondo piano, prendo direttamente il giallo, anche se non è rimasto niente praticamente, si è seccato tutto. Ok. Prendo un po' di giallo e picchietto bagnato su bagnato qui per dargli una tonalità un po' troppo gialla, noto. Fa niente, la stendo in modo tale che la riuniformo. Spero che si veda tutto quello che sto facendo, che non è facile. Ok? Ok, benissimo. Adesso facciamo la costa. Non sarà facile, ci vuole molta precisione perché c'è una costa in primo piano che ha questo marroncino giallo, già marrone, terra di siena bruciata, giallo e bianco che è qui. E qui dovete essere bravi col pennello, soprattutto se riuscite a trovare i pennelli che hanno la punta fine. Io lo sto facendo con un pennellone, a voi ho detto di comprare il 2, dovrebbe tornare un po' più semplice fare questa operazione. Io mi arrangerò con quello che ho, ok? Perché questa qui evidentemente è terraferma, piatta, dell'isola di fronte o non so se è un'insenatura o quant'altro. E quindi è più vicina e la rende più chiara. Poi ci sarà un po' di terra più in là. Ok, allora cerchiamo di fare questo puntino, questa sottilissima striscia di terra in primo piano. Ok, lavo il pennello perché adesso andrò a fare il. Prendo un pochettino, asciugatelo però il pennello, se c'è troppa acqua le tempere non vengono bene, diventano acquerelli. Allora, terra di siena bruciata, blu oltremare, deve venire questo strano colore. È un grigio, ma in realtà è un grigio che tende molto al blu, ok? E fate ci metto appena appena un pochettino d'acqua.
Fate la montagna sullo sfondo, ne ho messa troppa di acqua. Ok. Cercate di non lasciare neanche uno spazio bianco, va bene? In questo modo otterremo quell'effetto strano di quel marrone tende al blu giù in fondo. Qui dovete fare attenzione a non uscire nel cielo, perché se andate nel cielo non riuscite più a recuperarlo. Male che va, alzate la montagna, tanto nessuno vi regna niente, meno che deve essere identico a quello di Fattori. Come vedete, sto lasciando i personaggi come ultimissima cosa, sarà l'ultima cosa che noi faremo. Proprio perché sono quelli più piccoli e che hanno bisogno di maggiori dettagli. Questo pennello non è il massimo. Ok, ce la posso fare. Se vedete, a voler essere proprio pignoli pignoli, c'è anche un po' di verdone sullo sfondo. In quel caso dovete mischiare un po' di giallo e un po' di ciano e otterrete sempre senza pulire il pennello, vedete? Questo strano verdone. E lo picchiettate un pochettino su in cima alla collina di fondo. Se mai vi capitasse, se andate quando ci terminerà questo benedetto lockdown, andate alla mostra del Palazzo della Marra a vedere i quadri di De Nittis, questa volta non ho sbagliato nome, vedrete da vicino in pochi centimetri quadrati quanti colori riesce a mettere sulla tela. Ancora di più Van Gogh, vedrete, al museo di Van Gogh hanno messo proprio un ingrandimento con la lente di ingrandimento, un centimetro quadro di uno dei quadri di Van Gogh, in cui vedete che ci sono 6-7 colori contemporaneamente. Ok, devo aggiungere un po' di marrone, qui tende a schiarirsi un po'. Quindi aggiungo pure un pochettino di bianco appena appena per schiarire un pochettino verso l'orizzonte, proprio perché sta divenendo troppo scuro il contrasto con la collina in primo piano e quella dietro. Spengo, sono veramente vi annoiata a morte. Allora, questo è più o meno il risultato, va bene? Si distinguono i tre livelli delle tre montagne. E manca l'isoletta che sta qui. Potete anche passare sopra il palo, tanto poi il palo lo potete scurire sopra, ok? L'aggiungo sempre con il solito marrone mischiato a blu oltremare. Ho aggiunto la microscopica isoletta, sono passata anche davanti al palo, ovviamente poi il palo lo coremo tutto di nero. Pulisco bene 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 il pennello e prendo il bianco puro, vi faccio vedere cosa dovete fare. Allora, dovete intingere la puntina del pennello nel colore bianco. Vedete, rimane proprio un bel po' di materiale qui sopra, non so se mette a fuoco, e dovete andare a aggiungere delle sottilissime linee che sarebbero le onde, ecco, ho fatto un po' scrocchio, poi correggerò con il marrone. Delle linee sottilissime, questo vuol dire che non dovete mai premere il pennello come ho fatto io lì. Fortunatamente, se era molto asciutta la montagna, potete anche tamponare con il fazzolettino e quindi eliminare il pastrocchio. Dovete con il pennello, proprio con la punta, col colore puro, dovete rintingerlo spesso, andare a fare quelle microscopiche piccolissime onde che sono alla base dello scoglio, che danno proprio l'idea del l'onda che frange sulla costa in questo caso, ok? Se vi viene troppo spessa, non vi state a stressare perché se è asciutto il fondo, potete tamponare eliminarne un pochettino col fazzolettino e ridare, rintingendo solo la punta del pennello, non so se vedete, ridare soltanto il tocco di bianco lì dove è necessario, va bene? Ok. Siamo arrivati a questo punto. Mancano le signore.
Si parte sempre dal chiaro, quindi la signora in bianco qui con questo vestito grigio, la signora con il vestito beige, il grigio chiaro del vestito qui e il beige della gonna di questa signora. Le cose più e i volti, ovviamente. Il rosa carne sarà lo stesso rosa che avete utilizzato qui. Poi vedremo, l'ho fatto poco rosa, ce l'aggiungeremo dopo un po' di più, ok? Partiamo. Allora, il vestito della prima signora è un grigio chiarissimo, appena appena accennato, pennello pulito, tanto bianco, pochissimo grigio nero, anche un po' di blu oltremare e procediamo. La signora col vestito grigio chiaro, le linee che vedete dopo, se non ve la sentite e lo posso capire, di farle con il pennello, perché sono le linee di contorno nere, non sono facili da fare, le potete fare vi autorizzo io a farle con i pastelli, cioè con le matite colorate. Lo stesso potete fare anche con alcuni contorni, dettagli del volto, o dei cappelli. Non vi preoccupate, non succede niente, non muore nessuno se lo fate invece che con il pennello, con la matita. Allora, notate bene che il vestito della signora non è un grigio perfettamente uniforme, ma si intravede un pochettino la forma del corpo sotto. Fate molta, molta, molta attenzione a fare un buon contorno. Se siete stati bravi, già non siete andati sopra il vestito della signora, quando avete fatto la montagna e il cielo e il mare. Ok? Facciamo così, passiamoci sopra, tanto ha la specie di maglietta sotto un grigio leggermente più scuro, ma possiamo farlo aggiungendo dopo il colore. Ricordatevi sempre lo scuro sopra, il chiaro sotto. Ok? Il rosa carne, prendete un po' di bianco, un pochettino di terra di Siena, non fate i Peppa Pig per favore. Sciolgo appena 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 un pochettino il bianco che è molto. Allora, vedete che viene questo colore già abbastanza giusto. Ho messo troppo colore, quindi aggiungo un pochettino di bianco. Se vi accorgete di aver messo troppo colore, che quindi è troppo scuro, non aggiungete tonnellate di bianco, non ha alcun senso. Prendete del bianco, aspettate che vedo che non è inquadrato, mettetelo al lato, ok? Prendete il colore che vi è venuto troppo scuro e mescolatelo al bianco di lato in modo tale che avete la giusta quantità. Manca un pochettino di magenta, deve essere leggermente più rosato, ok? Ma non troppo rosato, e se no avviene, come vi ho già detto, quel colore strano. Va bene? Non so se si riesce a vedere nel monitor, però passo a fare tutte le facce di tutte le signore. Se vi accorgete quando lo stendete, potete anche stenderlo su un foglio al lato per essere sicuri che il colore sia quello giusto. Troppo acqua. Se il colore sia quello giusto, ok? A me sembra vada abbastanza bene. Già che l'ho fatto, ovviamente lo faccio per tutte le facce di tutte le signore, anche se alcune sono contro luce, ma posso aggiungere il grigio sopra dopo. C'è l'altra signora qui. C'è un vento tremendo oggi. Okay. Se uscite un po' fuori, non vi stressate. E anche i contorni del volto, perché stavo vedendo che, per esempio, questa qui ha un contorno scuro. Lo faremo con le matite colorate, delicate, delicate, ok? Va bene. Torniamo, nel frattempo che si stava asciugando il vestito della signora, tornerò a metterci sopra del bianco puro perché ha dei tocchi di bianco molto acceso. Ricordatevi che all'inizio non si vedrà, eh? Ricordatevi che all'inizio non si vedrà che andate a mettere il bianco, ma poi una volta asciutto si evidenzierà, soprattutto qui sul ginocchio. Andrea, non ti lamentare se si vede lo spessore, è giusto così. Che si vede il maggiore spessore del colore, e qui su questo lato della mantella. Invece la magliettina, chiamiamola così,
deve essere più scura, cioè questo microscopico triangolino qui deve essere più scuro. Se non riuscite, non ve la sentite, potete scurirlo con il grigio a pastello, se non ve la sentite di farlo con la punta del pennello. Ok? Vedrete che la so maggiore soddisfazione nel quadro è quando proprio andate ad aggiungere gli ultimi dettagli e vi accorgete di aver fatto un lavoro discreto. Dico bello, ma almeno discreto. Ok? Poi, visto che abbiamo questo grigio, che è un grigio freddo, perché vedete, lei ha un grigio quasi bianco, freddo. Lei invece ha un beige, quindi un grigio caldo, e lei ha un grigio freddo. Allora, visto che abbiamo già questo bianco, un grigio freddo, facciamo la gonna di questa signora che ha un grigio, recupero un po' del colore che avevo fatto qui, un grigio azzurro, sempre con il blu oltremare dentro, troppo, perché non è molto chiaro questo grigio. Metto un po' di nero e un pochettino di blu oltremare, aggiungo un po' di nero perché è troppo azzurro. Ok. E vediamo un po' se è della tonalità giusta. No, va aggiunto un po' di bianco. E vedrete che andremo poi a lavorare su questo tono su tono, cioè quando il colore è ancora bagnato, per aggiungere le ombre e le lumeggiature, chiamiamole così. In modo tale da avere delle belle sfumature. Ecco qui, ho fatto la base della gonna, adesso devo individuare quelle che sono le pieghe, nel senso aggiungo il bianco per dare la sensazione, che è riuscito perfettamente a rendere fattori, delle pieghe del tessuto e lo faccio quando il grigio sotto è ancora bagnato. In questo modo posso aggiungere, non sto usando solo il bianco bianco puro, guardate, sto usando un grigio chiaro. Se no, mettere troppo bianco, questo lo faremo soltanto alla fine quando andremo ad aggiungere i dettagli. La cosa difficile per voi sarà individuare il modo, cioè la posizione e le lumeggiature per poter dare la sensazione delle pieghe. A me viene facile individuare qui un triangolo, qui una linea, qui un altro triangolo. Voi affidatevi all'istinto. Cercate di guardare, osservare dove è più bianco e dove è meno bianco e di rifare quello che ha fatto fattori. Non è semplice, ma vabbè, dovete provarci, d'altronde l'esercizio è questo, ok? Se volete, magari vi accorgete che qui doveva esserci più ombra perché volete dare la sensazione sempre bagnato su bagnato, quindi quando il colore non sia ancora asciutto, vedete, lo potete spostare, aggiungere il grigio scuro che sto prendendo e spostare quella che è l'ombra che magari non vi è venuta bene, oppure per esempio qui sotto quanto ne ho preso. Fattori fa vedere, spero si veda, fa vedere che c'è l'ombra del mantello, quindi ne aggiungete un po', sempre bagnato su bagnato e non vi stressate se non viene bene, potete riprendere un pochettino di grigio chiaro e andare qui sotto a, vedete, in un qualche modo ritoccare, rieliminare quella che è la sfumatura che magari vi era venuta troppo scura. Anche qui c'è ombra sotto il mantello, ok? Vedete, bianco su bianco, se voi partite con lo scuro lì dove volete più scuro e poi scendete giù, ottenete quelle sacrosante sfumature che avete tanta difficoltà a fare. Qui la raffinatezza della piega della gonna che si è formata qui e qui. I dettagli poi di quei decori li aggiungiamo dopo, ok? Se poi vogliamo essere proprio pignoli, c'è anche l'ombra sotto qui. C'è una linea più scura, però vabbè, mo vi chiedo troppo. Passiamo ai due grigi caldi, questo e questo. Allora, siccome ho sporcato completamente il bianco qui, non riuscirei più a fare il bianco beige. Ho preso un nuovo piattino, però recupero ancora il marrone, il terra di siena bruciata o il terra di siena, scusatemi, da lì lo mescolo al bianco. Devo ottenere un colore
non so se sto inquadrando, manco per sogno, ecco qua. Devo ottenere questo colore, vedete che però è un po' troppo rosato, per cui prendo un pochettino di giallo per togliere questa sensazione di ro eccessivo rosa e comunque metto sempre un pochettino, pochettino di blu oltremare per dare quel grigiolo, grigiognolo. Fate attenzione a non farlo diventare troppo verde, mettendo troppo giallo. E otteniamo questo strano grigio. Uffa. Ok, questo strano grigio tendente al giallino. Se poi è sbagliato non vi preoccupate, non succede niente. Allora, andiamo a stenderlo sul vestito della signora centrale. E anche un pochettino sulla sedia, poi li distingueremo dopo. Ci sono anche altre sedie, eh? Cioè la sedia che su cui sta appoggiata questa signora. All'inizio lo fate uniforme questo vestito, ok? C'è anche la sedia qui dietro. Le due fasce della sedia, va bene? Allora. C'è poi anche il vestito della signora qui, con lo scialle rosso, uno dei pochi toni caldi di questo dipinto. Dove deve essere più chiaro del tono della sabbia bagnata, ok? Allora. Io ci aggiungerei un pochettino di giallo, sinceramente, perché mi è venuto un po' smorto. E ricordatevi sempre che fin quando è bagnato, voi potete continuare ad aggiungerci il tanto di già, Madonna, è talmente vecchio che esce solo il siero, guardate. Quando siete voi che mi avete chiesto come erano fatti i colori, ok. Questo che voi vedete, questa specie di gel, è quello che dovrebbe miscelare i pigmenti. Una volta erano sostanze naturali, grasso animale o albume d'uovo. In questo caso invece è tutta roba chimica, però arriviamo al pigmento vero e proprio. Io ci aggiungo un po' di giallo perché lo vedo un po' troppo grigio. E con il bianco puro, con mescolato solo un po' di giallo, do i tocchi di luce. Ricordate che li abbiamo fatti qui. Vedete che adesso che si è asciugato si vedono, mentre prima sembrava un grigio scuro. Sembrava che non avessi fatto quelle che io chiamo le lumeggiature. Invece, quando si asciugano, vedrete che questo bianco giallo chiarissimo uscirà fuori. Quindi, qui sul braccio, dietro la schiena. Qui, poi vedrete che faremo invece le ombreggiature. Alcuni punti qui sul lato, sul vestito, dovete fare un buon disegno di base perché se no non vedrete che qui per terra c'è il vestito appoggiato con le sue pieghe e i suoi decori, che quelli possiamo farli anche dopo in un secondo momento perché le faremo con i pastelli se non ce la facciamo a fare col pennello. Lavo bene bene il pennello, lo asciugo e mi riprendo il grigio, questo qua, il bianco grigio che avevo fatto su questo piattino. Perché? Perché dobbiamo andare a fare le ombre, quindi sempre bagnato su bagnato, eh? Allora, il braccio, la spalla con la piega del vestito qui. L'ombra sotto il braccio, perché si deve evidenziare. Metto anche un pochettino di terra bruciata, terra di siena bruciata, perché deve venire un po' più marrone. Ho ottenuto questo colore qui, va bene? È blu oltremare, nero, bianco e terra di siena bruciata, che ha questo marroncino grigio. Colore cane che fugge, direbbe mia suocera, ma vabbè, è un colore di questo genere qua. Qua il piattino sono passo davanti.
Ok, dobbiamo evidenziare le ombre qui sotto, con anche le pieghe del vestito. Non vi preoccupate se pensate di aver sbagliato, tanto potete con tranquillità eventualmente ripassare col colore chiaro, eh? Entro certi limiti, poi ho superato un certo limite, avrete difficoltà a coprire perché ovviamente si crea troppo colore. Però allora anche qui c'è molta ombra. Qui, con le pieghe del vestito, qui, anche se non è uniforme, non vi stressate, ok? Poi, dove stanno altre ombre? Vediamole un po'. Cercate sempre di osservare, guardate e cercate di riprodurre quello che vedete. Qui sotto, perché ovviamente ci sono le pieghe del vestito, e qui, perché le grandi gonne si erano arricciate. Raffinatezza con la punta 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 del pennello, le ombre dietro la sedia, così si evidenzia il fatto che ha una sua struttura. Forse vi sto chiedendo un po' troppo, però io mi sto divertendo, quindi va bene così. Allora, torniamo con il bianco. Con il bianco e un pochettino di terra di Siena. Bianco bianco, perché voglio dare altri tocchi di luce qui dove magari sono entrata un po' troppo dentro, e evidenzio questo. Possiamo ricominciare sperando che abbia registrato qualcosa. Allora, stavo dicendo, con il bianco chiaro fate di nuovo le lumeggiature qui. Magari se vi siete accorti che non avete aggiustato, avete o è troppo giallo, non lo so, volete modificare qualcosa. Se sbagliate, se il di sotto è asciutto, andate col fazzolettino a eliminare un po' di cose, ok? Qui avevo già passato la gonna, questa tende un pochettino più a rosa, quindi prendo un pochettino di magenta oltre al terra di Siena per ottenere queste sfumature di quasi quasi arancio. Delicatissime, non so se si vede, ok. E le metto qui. È asciutto questo grigio. Poi devo fare le ombre. Riprendiamo. Stiamo facendo le ombre qui del vestito della signora, sempre con il solito, ormai avete capito, grigio strano fatto da terra di Siena bruciata. Nero, bianco e blu oltremare, fate quelle che sono, cercate di farlo bagnato su bagnato in modo tale che si mescola subito, leggerissime linee di ombra. Fa niente se non viene perfetto, non vi stressate, perché poi con le lumeggiature possiamo marcare un po' di più. Se vedete, poi Fattori ha fatto anche per distinguere il vestito, ha creato qui delle altre ombre e ha creato, bellissimo, leggerissima ombra, non so se voi volete farla, fatela, se non la fate con il colore, qua sotto. Sempre bagnato su bagnato, riprendete questo bianco tendente a rosa e fate le lumeggiature, quindi proprio bianco quasi puro, soprattutto qui sul ginocchio. Vi ho dato dei tocchi purissimi di bianco, non so se riuscite a vedere, se è troppo lontano. Okay. Vedete, anche se all'inizio non vengono benissimo, quando ci ripassate sopra e alternate, vedrete che si creano delle belle sfumature. Dovete riuscire a capire come trascinare il colore. Io faccio adesso un po' di questo colore anche qui sotto, perché poi la frangia del vestito andrà a coprirlo, ma non devo stare ad impazzire a infilare dentro. Mi sono scordata la sedia qui della signora con lo scialle rosso, riprendo quello strano colore tipo color carne che abbiamo fatto prima, lo riprendo e faccio la sedia, perché così poi quando andrò a fare il rosso del mantello non impazzisco a cercare di recuperarla, di infilarla dentro.
di fare dettagli, ok? E non ho fatto le mani, per esempio, di questa signora qua. Devo coprire tutto in modo tale che non si vedano i segni della matita e poi si vedranno i dettagli. È poco rosato, quindi aggiungo un po' di rosa direttamente sul foglio. Ok. Ci siamo, più o meno. Va bene, non sta venendo malissimo. Adesso lasciate asciugare tutto. Volendo, io mi dedico un pochettino ad aggiungere un po' di rosa qui sopra. Rosa con il bianco sopra, perché ancora non mi soddisfa, non dà ancora quella sensazione di luce rosata che viene dalla telo. Vedremo un po' se riesco a ottenere, ma è difficile con le tempere ottenere la stessa luminosità degli oli, però ci proviamo. Ok, aspettiamo che si asciughi tutto e passiamo a fare magia, il nero, e vedrete quanto cambierà questo disegno. Ok, non dovete avere fretta di aggiungere dettagli neri, perché è vero che il pricio è, perché cambiano completamente, lo vedrete dopo. Allora, pennello pulito, nero, soltanto la puntina. E cominciate a fare i dettagli. Vi ho già detto che se siete stressati all'idea di fare i dettagli così piccoli col nero, perché questi poi non potete più recuperarli, ve lo dico subito. Non riuscite, se sbagliate da qui non ne uscite vivi, perché potete mettere anche una tonnellata di bianco del cielo, ma non riuscirete mai a coprire il nero. Quindi se non ve la sentite, fatelo con il pastello, vi autorizzo. La piumetta della signora, lasciatela non perfetta, in realtà c'è un tocco di rosso da quello che vedo, ma pazienza, noi la facciamo soltanto nera. La veletta con i capelli, punta del pennello è andata. Ok, punta, mi raccomando. La matita, il colore nero a pastello temperato, per favore, non usate la matita perché grigia non è nera e dà dei riflessi non piacevoli. E aggiungete i piccolissimi microscopici dettagli che fanno la differenza. Anche eventualmente ridefinite un pochettino la forma del volto, soprattutto questo qui che ha i contorni della mantella. Non li fate troppo netti perché in realtà sono un grigio scuro, quindi anche se vengono un po' frammentati, non importa, ok? Magari aggiustate anche il tiro qui della collina che non è venuta perfetta. Il contorno qui. Questo marcatelo un po' di più perché è un po' più scuro. Il ginocchio e anche qui l'ombra. La prima signora è andata, è fatta. Ok. Perfetto. L'altra la facciamo con il pennello invece, visto che la superficie è molto più ampia. Prendete il nero e divertitevi. Poi vedremo però che non è soltanto nero, perché nella gonna si vedono i riflessi. Adesso vi spiego. Uffa, questo colore di nuovo tutto liquido. Scusate. Allora, ho già fatto tutte queste signore. Ora, bagnato su bagnato, prima che si asciughi il vestito, soprattutto la gonna qui in primo piano, dovete dare dei tocchi con un grigio. Questo, un grigio né troppo scuro né troppo chiaro. Perché in realtà non è completamente nera se la vedete, ma ha anche lei dei tocchi di luce che danno la sensazione delle pieghe del vestito. Ricordatevi sempre che quando si asciuga tenderà a diventare più scuro, più bianco. Ricordatevi che quando c'è il bianco dentro i colori tendono a schiarire, quindi evitate di metterne troppo, se no diventa un grigio chiaro. Potete sempre ripassarci sopra, però evitate. Va bene, continuo a fare con il nero le altre cose. Sul velo di questa signora qui invece dovete andare con un tocco di verde. Mi sembrerà strano, ma c'è del verde dentro, quindi fate un verdone scurissimo
da mescolare direttamente sopra, proprio un tocco, una pennellata. Ho messo qua, ho fatto questo pasticcio qui, giallo più ciano, otterrete questo colore. Col pennello non l'ho neanche lavato. Mettetelo direttamente qui sopra e vedrete che otterrete questa specie di striatura verde che la distinguerà dalla signora che sta dietro. Poi i dettagli li andremo a curare con la matita nera, va bene? Proseguo con il nero. Ok, tornando a noi, ho fatto un pochettino tutto, anche sul vestito di questa signora ci sarà questo tocco di verdone, soprattutto nelle lumeggiature che devono rendere luce qui, dare una certa sensazione di pieghe del vestito, ok? Ricordatevi sempre che quando si asciugherà diventerà più chiaro. Ok, questo il mio nero è un po' rovinato, alcune cose sono un po' sbiadite, adesso le aggiustiamo. Allora, devo passare a fare il mantello rosso della signora. Prendete il rosso carminio, qui mio figlio l'ha sporcato un po' con il nero, ma non fa niente. Aggiungeteci del giallo in modo da ottenere un colore un po' più arancione e passate sul vestito della signora. Fate attenzione ovviamente a non andare sulla sedia perché altrimenti sarete in difficoltà nel poter ritornare. Considerate che il mio disegno è molto piccolo, eh? È più piccolo di una 4, quindi, ma spero che voi l'abbiate fatto un po' più grande e soprattutto che il pennello numero 2 con la punta molto sottile vi aiuti in questa operazione abbastanza delicatissima. Allora, siccome per ovvi motivi questa parte è in ombra, dobbiamo aggiungere sempre quel famoso grigio che abbiamo fatto in modo da rendere questo rosso in realtà un rosso più cupo e dargli quella la parvenza di ombra. Qui è un minuscolo triangolino qui sotto. Non so se riuscite a vederlo. Che così dà la sensazione dello scialle che si sovrappone. Poi con il nero andremo a fare anche in questo caso picchiettando. Da un lato facciamo la linea netta, magari diluite anche di più il colore così scende, scivola più facilmente. Poi invece dall'altro lato sfrangiamo perché sicuramente sarà la frangia di uno scialle. Ok, bene, allora manca l'ultimo dettaglio della testa della fanciulla qui. Notate anche che nella testa qui sopra non è tutta quanta nera, aspettate qui, non è tutto quanto nero, ma c'è anche qualche tocco di bianco. Ora con il pastello, io non sto aspettando che si asciughi tutto, andiamo a fare i dettagli, magari il contorno della mano qui. Aggiustate qui sotto, aggiustate leggermente il contorno del viso, la linea della camicetta. Se i contorni non li avete fatti bene perché magari il pennello non riuscivate, aggiustateli con la matita colorata, ok? Tipo qua sotto, a me non è che sia venuto granché la sfumatura, scusate, anche i capelli, volevo dire il bordo del vestito, non la sfumatura. Ok, questa signora qui di spalle, il bordo della sedia per esempio, mi è venuto assolutamente impreciso perché il pennello è quello che è. La sedia qui dietro, aggiustatela, fate i bordi più precisi se non ci siete riusciti, accentuate la forma con l'ombra. Vedete? Ho accentuato, non so se si riesce a mettere a fuoco. E accento anche questa linea qui, per esempio, che è impossibile per noi farla con il pennello, va bene? Anche la manica, per esempio, il volto, anche il contorno qui, se vedete bene, Fattori ha fatto una linea molto sottile. Lui era più preciso e quindi pazienza. Il bordo del vestito,
Così come, volendo con il colore azzurro ancora meglio, ma qui ci sono delle decorazioni nere che molti di voi non considereranno, ma in realtà vanno fatte. Così come due bellissime linee sempre del bordo del vestito, che sono i piccoli dettagli che poi di fatto fanno la differenza fra una cosa non finita e una cosa non finita. La manica qui l'aggiusto un po' perché non mi è venuto benissimo. Il nastrino del cappellino, per esempio, che non avevo fatto con aggiungo un po' di pelucchi qui sul cappello. Se volete anche con però il marrone, poi adesso vi faccio vedere. Qui il mio nero pastello era un po' brutto. Anche questo vestito qui ha le sue pieghe e le sue linee qui sotto. Fategliele con il colore, non impazzite col pennello, qui addirittura una specie di ritratto con qui sotto una linea. Ok, il contorno qui per esempio io non l'ho fatto, ma in realtà Fattori lo accentua. Anche qui accentua un poco, è come se avesse fatto una linea di contorno, la vedete anche qui che è nera. Non ho voluto aspettare che si asciugasse, sto macchiando tutto. Ok, il volto di questa signora in piedi con la piuma, il cappello o i capelli di questa, anche lei questo rosso così acceso, la sedia sicuramente vado ad accentuare i contorni che con il pennello sono venuti decisamente poco netti, diciamo così, poco piacevoli. Aggiusto un po' il vestito, che anche questo non è venuto precisissimo. Lo scialle, magari le frange se non mi sono venute bene le aggiusto. Il contorno qui, che lui mette comunque anche qua, e questa fascia qui scura, che non è uniforme, no? Con anche la linea che la separa dalla sabbia. Ok, abbiamo aggiunto quasi tutto. Manca il palo. Lo faccio. Qui, se siete sopravvissuti a tutti questi video e alla loro lunghezza, ho ritagliato il foglio per eliminare le sbavature e l'ho appoggiato, in questo caso lo incollerò, su un foglio nero per evidenziare. È un po' chiaro il telo, devo dire, c'è poco contrasto fra la sabbia in luce e il telo, si può migliorare decisamente, però ecco il piccolo Giovanni Fattori, tutto vostro. Ciao ciao! Siccome non ero soddisfatta perché era troppo chiaro, c'era poco contrasto fra luce e ombra e non dava l'idea di una giornata ripiena di sole, ho creato questo grigio che voi vedete qui, un po' più scuro, bianco, nero, bruno oltremare e un po' di marrone, e sto scurendo l'ombra, soprattutto questa, sia questa qui che quella del telo. Non ero soddisfatta e quindi ci si può tranquillamente ripassare sopra. Attenzione però ai dettagli che avete fatto, ovviamente dei vestiti, cercate di evitare di passare sopra e siate delicati nei punti in cui ci sono i dettagli. Vedremo alla fine se va meglio. Beh, va decisamente meglio, c'è un maggiore contrasto fra luce e ombra. Non è perfetto, ma insomma è dignitoso. Ok. Arrivederci.